Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazioni a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Ciao, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube. Piccola rassegna stampa del giorno, dove leggiamo insieme alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato all'interno del nostro portale di informazione notizieinunclick.com. Ricordo per tutti coloro che vogliono approfondire e possono collegarsi tranquillamente al nostro sito su notizieinunclick.com e andare a cliccare, come dico sempre, dove gli pare. E grazie per seguirci sul nostro canale qui di YouTube, i nostri lettori consolidati ormai da quasi 20 anni e i nostri social di Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn. Buona visione! Attualità, documenti falsi per immigrati clandestini e il blitz a Napoli. Per lo sport c'è una rivoluzione in Coppa Italia dal 2021-22 parteciperanno solo le squadre di A e B. Ambiente from sea to fork, l'Europa ci chiede più bio, cultura e spettacolo, il Teatro Verdi di Pordenone ti invita a collegarti al sito. Salute Covid OMS, nuova settimana record con 5.700.000 contagi. Ancora estero, si parla dell'anniversario dei 200 anni dalla morte di Napoleone. Attualità, operazione Platinum dia duro colpo alla 'ndrangheta. La Briola, Forza Italia, denatalità denota sfiducia giovani. Intervenire con misure di welfare. Il Movimento 5 Stelle si batte per il salario minimo. Sport, 3 medaglie per la ginnastica Petrarca al campionato toscano, silver di ritmica. Gran fondo, squali 3, ecco le scelte per una domenica di ripartenza. Champions League, Manchester, Paris Saint-Germain 2-0, Guardiola è il primo finalista. Ancora ambiente, clima, migliaia di cavallette invadono la Sardegna. L'allarme di Legambiente per i tassi vetusi di Monte Capanne. E una bella notizia per noi cittadini e per l'ambiente, siamo a Roma e nel Lazio. Cultura e spettacolo, Stauffer Center for Sting nasce a Cremona, il primo centro musicale. E le fotografe, la prima docuserie dedicata alle fotografie italiane. Taobook 2021, lo scrittore spagnolo Manuel Viras al Festival di Taormina in presenza con Amor. Amendola, su certificato verde, massima tutela privacy, non è passaporto, permetterà di viaggiare in tranquillità. AstraZeneca, Viola, vaccino under 60 solo agli uomini. Estero, Cina, bene stop, d'accordo su investimenti. Trump lancia la sua piattaforma social. Terzo settore, l'Assemblea Capitolina ha approvato il nuovo regolamento per l'affido familiare. E con questo è tutto, io vi do appuntamento a domani, vi ringrazio per la vostra attenzione. Ciao ciao, Loredana.